Hello everybody, ciao! Hoi log! E un bel buonasera! Commiamo! Beh, non lo so perché il bot fa ste cose, perché ti cancella i messaggi, perché fa ste cose. È tornato qua, però. È tornata una chiavaca, è tornata una chiavaca. Adesso leggo, non lo so perché fa ste cose, te lo giuro. Ah, può darsi. Sinceramente non mi chiedere come cazzo si fa, devo chiedere... Com'è la voce? Mi senti bene o la musica è troppo alta? Si sente? Da annullato. Lo so, ma me lo dicevano pure loro ieri. Come funziona? Com'è possibile? Fammi capire, io non ho idea. Non mi senti centrato perché forse il microfono non ce l'ho al centro, ce l'ho in danulata. Ma anche se fosse, che significa? Un microfono mica piglia a destra e a sinistra, mica è un SMRS, là, che la come cazzo si chiamano quelli cose. Ah, non tiene cuffie logicamente, mentre tu senti in stereo. Ma non penso sia telefonica, quella che è già provata qua. Ma che schificanzona so questa, Dio santo. Ciao. La canzone in merda, la malvada in mezzo, vai. Allora. Allora l'ho pigliata. Non mi ricordo se era Amazon o qualche altra parte. Ma comunque era una cosa economica, per dirti la verità. Però è wifi, nel senso... Chiaro, vago, funziona. Tu come stai? Mamma? Una playlist da Spotify? No, ah, non le piglia, no, intendeva la canzone. Sono quelle là, come cazzo si chiamano? Sono le canzoni... come si dice? No copyright, che purtroppo... purtroppo che si poteva mettere, non ho posto Twitch.
sinceramente, ma la vendo manca perché. Finché funziona. Messo a piccicanni, una porta, una presa. E che sto combinando? Ok, no copyright sound, sì, sta diventando peggio di YouTube. Bestemmia coco in bocca di donne. Fanno veramente schifo. Ah no, lasciamo sta, guarda. Comunque tengo compito nuovo a mezzo. Un bel. Eh sì, figurati che è così potente che fai streamare con la scheda madre. No, scusa, fai streamare con la scheda video, ma non è. Cioè, fa tutto con la scheda video, il CPU è 1% là. Cioè, io parlo da ignorante, ti ripeto. Ripeto quello che mi hanno detto. Ah, ma tu non streami? Sì, quello deve fare, la GPU deve fare stream. Sì, infatti, così mi hanno spiegato. Allora. Mi diverto, non streamo, ho capito. Su PC a Steam riesco a streamare su. Che cos'è SW? SW, non discutere che stai parlando con un male ignorante. Allora, CPU stream, ok, però sto facendo una nuova, una buona fan base. Ah, che c'hai dei fans che ti seguono, bene, mi fa piacere. Giulia Bassani, working, do you require assistance, patrol, coltring? Chi è che mi sta scrivendo qua?
Allora, ha fatto un sacco di amici del settore. 681 followers oggi. Ninja. 681 followers. Boh, non voglio niente da nessuno. Cioè, neanche 160 followers o qualcosa del genere. Cominciamo a... Quando la odio sta musica che sembra molto alta a me è molto alta. Bassiamo un po', guarda, tanto è sottofondo. Ok. Salve a tutti, benvenuti, ciao, come siamo? Bene. Ciao Data Serico, buongiorno, come stai? Benvenuta. Ho cambiato la telecamera, almeno quando leggi i commenti io vi guardo in faccia, invece di guardare come un idiota qua così, che poi non mi viene naturale perché non riesco a capire cosa dite, cosa leggete. Risa e Verza, che poi non è una Verza originale, ma ci arrangiamo, nel senso che usiamo un cavolo bianco che più o meno si assomiglia. Non è la Verza 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 originale, però. Va bene, nel senso il sapore c'è, la facciamo cuocere un po' più lunga e sistemiamo sta cosa. Il tagliere, il tagliere, il tagliere, raga, io che uso OBS ve la da segnare sta cosa. Sei passato da OBS Streamlabs? Sì. E mi conviene, mi hanno spiegato che 10 volte è migliore, nel senso è più veloce e cose varie. Quindi perché no? Ci siamo. Ok, la telecamera forse è un poco più sopra. Vediamo un attimo. Va bene, tanto vedete cosa mangio, cosa cucino, vedete le cose, lo scotch non mi serve più. Ci siamo. Sì, concordo, tutto integrato. Se passate per... Sì, sta tutto lì, ma poi... hai fatto pure Discord? Sì, è tutto, tutto, che okay? Mo stanno uscendo i messaggi. No, sì, c'è... come si chiama? Oscar che me l'ha fatto. Dobbiamo solo fare il regolamento, queste cose qui, diciamo da, come si dice, da cose normali, cose che poi si devono sistemare. Vediamo un po'. Io ho freddo, raga, ho freddo. Vediamo un attimo. Iniziamo. Tata, come sei? Invito non valido. Avrai messo invito di 24 ore, non quello perpetuo. Invito non pago, di cosa parliamo? Illuminatemi, dai, che magari sistemo a volo, di cosa parliamo? Discord. Ah. Quindi come si mette quello là perpetuo? Andiamo, dai, risolviamo, senza perdere tempo. Dove lo trovo? Da sé. Allora. Dove cazzo sta Discord? Eccolo qua. Don't switch. Ok. Vado sul mio profilo, giusto?
vado sul mio profilo, giusto? Cosa faccio adesso? Vado sul mio profilo, sulla mia faccia ho cliccato. Nelle impostazioni, suppongo. Guarda, ti ripeto, sono un ignorantone. Ok, vai sul tuo Discord, vai su invita e vedi che dopo c'è il link piccolo che c'è scritto per modificare la durata. Ok, quindi torniamo indietro. Allora, c'è scritto, vai sul tuo Discord, ci siamo. Eccolo qua. So, il mio Discord, siamo qua. Vai su invita, il mio Discord, che cos'è? Invita. Come non c'è scritto invita? Ma sono io che sono uscito. Ah, Discord, tu intendi là, invita people, invite people, ok. Invite friends to channel, ok, come faccio? Use copy button. Your invite will expire in one day. Edit invite link. Ok. Select spies. Never expired. Ok. Non mi serve. Generate a new link. Copy it. Ok. Quindi adesso io devo andare. Oggi volevo scrivere. Ma presumo dormissi. Oggi volevo scrivere. Può darsi. Riguardo cosa? Ciao Oscar, buongiorno, ben svegliato. Che sorpresa, raga. Quindi, una volta copiato sto link, e adesso che cos'è che mi fa questo? Streamlabs? Cioè, Streamlabs che mi fa queste cose? O sai che mi ricordo? Nightbot, forse è Nightbot. YouTube, Insta, YouTube, Discord, sì, deve essere lui. Edit, ok. Cancella questo, backstage. Basta. No, me l'ha copiato nel modo sbagliato. Ok, da qua. Basta. Paste, ci siamo, submit. E adesso dovrebbe essere fissato pure questo, ragazzi. Che abbiamo risolto un altro problema. Cottolengo, ciao! Ciao Massimo, bentornato. Jokmak, good evening brother, what's up chef? I was fixing one of the link. And I just started, so why not? Get things done. Oscar, come ti senti? Ok, tata, donna Lupo, grande Oscar, a me va sempre invito non valido. Vabbè, il prossimo devi vedere perché adesso arriverà quello nuovo. Stanco, va bene. Joe Mac, are you playing or you finished playing? Dai, che oggi usiamo pure la friggitrice, dai. Now we're gonna use the fryer as well today. Why not? What's the point to have it?
fatto Discord, esce sempre il link vecchio. Ah, quello perché è un altro bot che devo aggiustare. Hai ragione, mo aggiusto pure quello. Ah, ok, cosa ho fatto qua? Discord, Stream Elements, Discord. Quindi quello cos'era l'altro? Cos'era l'altro? Mi pare nobile, io che ne sapevo, adesso Discord, eccolo qui, everyone. Ma vi rendete conto che ci state parlando? No, fino a ieri manco picciavo telefono, ho un computer qua. Adesso potete anche provare e mi fate sapere, ok? Fate so popum e vediamo un po' che succede qua. E also c'è il menu, ragazzi. Allora, questo va qui. Ok. Ok, ragazzi, ho freddo. Camionese, ci pensi tu o lo contattiamo noi? Sono dentro, chef. Menu, vado a vedere dopo, raga. White cabbage risotto, my mom style, cinnamon bombette, small fried instant mini donuts. Look at that, ragazzi. This is something I'll be playing later, in an hour or so. Ok, joke, Mark. I'm just reading all the messages again now because I was a bit in fixing my things. Perfect, so I guess I'll see you later on then, at the end of your stream. Right, carota, patata, forse sì, forse no, cavolo, una mezza cipolla, ma prima di tutto iniziamo il veggie stock, iniziamo il brodo vegetale, dai, così me lo trovo. Ok. È una tipa un po' strana, ma è bravissima alle prospettive. Adesso il link si apre. Ma di chi parliamo? Ah, il link si apre, grazie mille per il Discord. E sta ragazza chi è? Fammi leggere i messaggi di Cottolengo. Data serie con caffè dolcetta. Sì, capita, contattala. Si chiama Miss Wagon Foot. Qualcosa tipo 40 utenti, non ci capisce nulla. Ah, non ci capisce nulla nel setup del sistema. Capisco cosa intendi, io so peggio di lei. Luce senza luce. Senza luce per adesso, dai. Grazie un bel. Stavolta ci mettiamo il sale, Tatasè. Come litigare con una prolunga. Ecco come non litigarci più. Ok, computer inside, no computer inside, Umberto, non lo so perché ti cancella sempre i messaggi. Chef, sbaglio o l'audio è diverso dalle altre volte? Diciamo che c'ho il suo microfono adesso che dovrebbe funzionare, mi dovresti sentire, è una cosa buona o una cosa cattiva? Chef, hai bruciato la stanza da letto? No, non l'ho bruciato ancora. Non ci sono proprio andato, sinceramente. Oggi non ci avevo la testa. Mi sono messo a giocare un po' con insieme a Mandrake, sarebbe Norman. E come si chiama? Alfredo ha dei giochi online, mentre il mio amore non c'era. E questo ho fatto, sinceramente. Non voglio andarci proprio in quella stanza. Ah, giocavi a Warframe. Sì, ho visto che giocavi a Warframe. Sì, giocare
come dire, giocare un parolone. Pigliava mazzata tutte volte. Il tuo amore, oddio, addio. Non sei tu, Oscar, cara. Vai a noi già. Il brodo vegetale è sopra. The veg stock is on now. Il cavolo. Togliamoci la parte dura come il mio. Una volta. Tutto fa brodo, vai giù. Le foglie più grandi me le tengo perché ho intenzione di fare una mezza decorazione sul piatto, belle per le fotografie. Giusto? Ragazzi, ho freddo oggi, non ho capito perché. I riscaldamenti sono accesi. Ok, cosa si mangia oggi? Cottolengo, oggi ho intenzione di fare una cosa che ci pensavo 2 o 3 giorni fa. Pensavo a mia mamma. Chef Maurizio, io mi giro e cerco di farmi qualche altro ora di sonno. Va bene, Oscar, buonanotte. Un bacione anche a te. Ti voglio bene. L'audio non è sincronizzato col video. L'audio non è sincronizzato col video. No, è una buona. Non. No, è buona, basta abituarsi. Ho capito, sì, ho visto che giocavi a Warframe, ma quanto hai la latenza? Che è la latenza? No, non mi parlate di queste cose, cioè chiedetemi com'è fatta una patata, io vi dico com'è fatta la patata, è rodonda, c'ha la pelle, non capite male. Ma non ho idea di cosa mi state parlando. Tutte queste cose. Chef, ma con il chorizo senza? Io ci metto senza il chorizo, ti dico che ho trovato quel culo di pancetta e ce ne metto poco poco dentro adesso, ma poca pancetta. Solo per dargli un poco di salato e un po' di carne dentro. Chef Babylon, thanks for the ride, brother. I just started and thank you so much. I appreciate it, brother. Everybody, so blessed, guys. I'm so blessed. Thank you, guys. The Hogs, thanks for the follow. And I guess Chef Babylon bringing all in now. Latenza, ovvero ritardo dell'audio. Ah, ho capito. Ma purtroppo io. Raga, io sto dietro. Ciao, amico mio, amore mio, buonasera. Good evening. How did the waffle go? I saw your fried chicken and I just wanted to eat. Just the crust outside and then the actual chicken. Anyway. So I've been looking off to find a little bit of pancetta. It's not what I would call pancetta that I would need for cooking. This is more like slicing cured meat, less fatty, and it's the bottom. That's all they had left. That's all I had left. And questo è quello che mi è rimasto, data zero. Questo è quello che ci avevano rimasti nella cosa. Poi erano vuoti. Quindi ci arrangiamo e facciamo quello e quello. Hanno accoltellato pure il celendano. Azzo! Ah, ti cancella i messaggi perché hai fatto, come si dice, caps lock, hai fatto i messaggi grandi. So, how's everyone doing? How's things? Oh my god, the picture soon. I don't waste time. Ok. Can't wait to see it because I missed it. I went to do shopping, but I left the computer on so you can get the views looking at you. Okay, so let's start. Basics. Cabbage goes in after. Let's start cooking. The big slice I need for the decoration after. Let's start properly. Right. Carrot. Ok, hanno accoltellato il fondino di pancetta, è solo quello ci aveva, purtroppo non potevo fare niente. No, non lo voglio dire. Buonasera, compagni miei. Ciao. Ciao,
Ciao Tony, ho visto un po' di sondaggi, ma che sono queste cose tutte innamorate? Voglio, che stai succedendo? Parliamo conmigo. So guys, I'm gonna make some veggie stock for the risotto and not only, because throughout the week I always cook and I always, rather than put the water, I just use the veggie stock that I make here. So it's easy, it's tasty, and it's always on in the fridge anyway, so it doesn't go easy, it doesn't go off that easy. Cozy, raided. Thank you, brother. Another raid. Oh-ho. Thank you, guys. This is hype, guys. Let me see some hype. Come on, guys. Thank you, guys. Blessed. Come on, show yourself. I'm gonna follow you all after. Dici la ricetta perché pensavi a tua mamma, hai ragione. E lei fa questo risotto che poi non è un risotto perché lei non tosta il riso dentro la cipolla e cosa. Lei fa prima la base, poi fa l'acqua, riempie di acqua, esce a bollire e aggiunge poi il riso dentro. È un po' il modo inverso di fare il risotto, per più cucina da casa. So, for who just arrived right now for the rides and stuff, yes, I'm a chef. I am in Australia. I'm in Melbourne right now. I have COVID all around me. We are in lockdown again. And I decided to start streaming. Somebody suggested me this thing and I'm actually loving it. And that's it. I cook what you might don't find into restaurants. More like home cooking, like my grandma, grandmother. As I said, I'm Italian. Born and raised in Italy, but then I started traveling around the world. Been a little bit in America, mostly in Bahama Islands, working for resorts. Italy, of course, England for 7, 8 years, a couple of months in Spain, a couple of months in Germany, a couple of months in, France. I was meant to go to Dubai, but I ended up here instead in Australia, and now it's 6 years. And as I said, I'm in lockdown, there is not much that I can do, and why not? Let's cook. That's it. So for whoever just come in, welcome. I'm about to cook something called riso in verza, which is the white cabbage risotto that my mom does every now and then on a Wednesday or Friday, depending on how she's feeling. And that's what I'm doing. I'm also gonna make some little donuts, little balls that I will deep fry. And with cinnamon, and I will cover them either with chocolate sauce or some maple syrup. I don't know, depends how I feel and how it comes out. For the friends in Italian here, sto preparando il brodo vegetale qui, ragazzi, così poi me lo passo nel risotto. Adesso mi devo tagliare un po' le verdurette e poi le faccio soffriggere piano piano. Le faccio soffriggere piano piano, aggiungerò poi il cavolo alla fine. You're a fan of blue crab spaghetti? Yes, I am, and it's in my mind. What I'm gonna do though, Chef Babs, I will actually simmer the blue crabs in a sauce all day, yes, but I'm gonna make it on the side. I'm gonna treat more like a bisque, sort of. I'm gonna clean the crab, take the meat out, I'm gonna roast them with some, what you call that, tomato paste. Then I pull it out, I will make their own base, and I will add some more tomato in there. I will cook that for an hour and a half, so that all the flavor get released. I will blend it, I will pass it a few times, so there is no more shell in there. And then that's how the basis for it. And then I start like spaghetti aglio olio. I will add that sauce in it with some cherry tomato and stuff. Then the crab meat at the end, so it doesn't fully cook and it's still moist. And the spaghetti just to finish off. That's how I'm gonna do. That's on the way as soon as I find something. Not something, the actual ingredient. Because right now, with all this COVID, it's very hard to find produce and stuff in the restaurant and even in the market. And if I see people without the mask in the market, I won't bother to go in. And coming back to the Italians, sorry guys, I have to mind you as well. Per voi italiani, cosa facciamo?
Iniziamo a tagliare tutto, mettere da parte e poi ci accingiamo a fare questo risotto, che non sarà un risotto normale, perché come dicevo prima, presto presto per rispondere a Massimo Cottolengo, mia mamma fa le cose inverse, nel senso lei non va a cucinarti, non ti va a cucinare la cipolla, soffriggere la cipolla, poi aggiungere le cose dentro, fa le cose un po' più alla mamma. Quindi in pratica lei ti va a cucinare il risotto nell'acqua che bolle con tutti gli ingredienti, in modo che prende il sapore, capito? Quindi il risotto poi piano piano mangia, ma, cioè assorbe tutta l'acqua e diventa così cremoso, capito? A volte non c'è manco bisogno di fare manticazione o cose del genere, perché automaticamente, come detto, assorbe tutto. So, right now I'm cutting some pancetta, which is only the bottom, the hard side. Unfortunately, that's what I could find and that's what I'm gonna use it. I'm gonna make probably 200 grams of rice, just so I'll have something for later on or tomorrow, because I'll try to make like the arancini, because he will come, all the starch from the rice, he will get inside, and as a result, he will hold on very well. So I might do some arancini with the leftover for tomorrow. So, Cody, let's say, make sure the chef sta avanti grande. Non se no c'è sempre grande. Non look a menu, c'è il menu Cottolengo. Se non fosse stata sera che spammare, fatemi una statua. Ma io ti amo, io te l'ho detto già. Io ti bombo ogni volta che vuoi, amore. I love risotto. Cody, I love it too. And this is not a normal risotto. This is not how you will find it into a restaurant or cooked the way the chefs does. This is more likely my mother's way to cook it. They usually fry the onion and then they add the rice in. They let it go for a little bit so it seals and then they add all the ingredients and it builds up and it cooks slowly and stuff. This is the other way around. It will be treated more like a pasta. So you will have all the ingredients in here cooking and then I will add the water and then I will add at the end the rice and the rice will absorb the water, which won't be water, it will be veggie stock that I'm making right here. Sorry if I didn't reply. So. What else? Chef Babylon, simmer all day. See, I saw that, but I have it in a box at the supermarket. But I have it in a box in supermarket. Oh, so you're gonna eat it there. Beautiful. Il cibo unisce i popoli, è vero. My favorite dish that grandmom used to do during crab season all the time. My she rape. Che Dio sia con lei. Here in Tuscany it's hot and humidity is back. It's okay, Umberto, it's okay. Without air conditioner. Air conditioner kills you. I like pancetta. I like pancetta too, Cottolengo. Dude, drink some water. Ah, that's. Ciao, John. Good evening. How are you, brother? I just seen you. Cottolengo è un RIS 8. Bravo. RIS 8. Johnny. Thank you, mate. I've already drunk. Okay. Oh, I didn't know you can speak English, Umberto. Le cose fatte dalla mamma sono sempre migliori, è vero. The mom's food is the best. Somebody just followed me, I don't know, something happened, I didn't see, I heard the noise. Anyway, thank you for whoever it was. Cody's following me. Thank you, Cody. Sì, anche mia nonna lo cuoceva così. A proposito di arancine, oggi non c'è il palermitano, no, ma non penso che ritorni, era di passaggio. Ma t'ha scritto poi? Anzi, che ritardo, ogni volta mi reggeresti, ogni volta non reggeresti, tu non lo sai, si può sempre vedere. Milachuan, thanks for the co-follow, sorry, I'm very bad on pronouncing stuff, as you can see. Ciao chef, well, looks like you're doing well. Oh, thank you John, thanks for the support anyway. It was me, okay, I just saw it. My English is very crap. Your English is better than mine when I went in England a long time ago, man. The only two words I knew was sex and party, and I don't know why. And that's it. Anyway, let's start off frying some pancetta so it releases its own fat. Maybe not. Yeah, the French people are left, guys. You got that was a cute way to say it. Oh, thank you. Don't be mad at me. I'm trying, guys. I'm trying. What I was saying. Yes, I had housemates until yesterday. Unfortunately, because of COVID, they can't find a job, their visa restrictions.
So they left, so I'm on my own. And I don't know if I'm sad or not about it, because firstly, I won't find anybody else, because with all the restriction and the fact that coronavirus has hit us two times, this is the second lockdown. On the first lockdown, many people already left because of the visa, like the French people. And whoever has left here is gone too, because they know they're not going to get any job, money, or any help from the government. So there's no point to put an ad out, because you won't find any people either. So that sucks, I know, but you know, we gotta carry on. Sorry, I'm gonna turn the light on. What can we do? We will keep living. So i miei in italiano now, i miei coinquilini se ne sono andati, Massimo, perché con il coronavirus che è tornato non riuscivano a guadagnare, non riuscivano a fare più niente, non avevano più lavoro, erano senza soldi. Hanno chiamato l'ambasciata, e l'ambasciata, logicamente l'ambasciata francese, e gli hanno dato il permesso per volare e tornare in Italia, cioè in Italia, in Francia. E in questo momento stanno volando. Ma che si è abbonato al canale o che potrebbe farlo? Chi parliamo? That was a good way. Ok, thank you. Got thank you. Francese, sono tornato in Francia ieri. Tata Serco, grazie. Le ho chiesto, risponde in inglese e poi inizia a trascurare gli italiani. Non è vero, sto cercando di fare entrambi. Sì, che abbonato al canale, potrebbe che, o che potrebbe farlo. Chi è? Ma che si è abbonato a, non lo so chi sia. Amazon Prime, non lo so di cosa state parlando. Possiede Amazon Prime, è abbonato al canale. Se possiede Amazon Prime, non è abbonato al canale, ho capito. Chef, mo l'affitto? Yeah, I gotta pay the rent, the whole rent for myself now. Which is not a problem. Like literally tomorrow or the day after, I will sort the house out. I will clean it a little bit, and then I will call the landlord and see if we can do something towards it. So while the pancetta is going, and we don't want that to burn, we'll add some of the onion that I chopped. I'm gonna add a little bit of carrots as well, just so it gives a little sweetness to it, like my grandmother used to do. Let's fry. Si potrebbe fare la soup gratis tramite il Prime. Cottolengo ora spiederà me. Viola, I wonder qual è il problema, vieni. Since you travel so much, do you miss home? Now, that's a good question. Honestly, I don't miss home as per place, like walls. I do miss my family. That is the only thing I miss, because when I go back to Italy, guys, once you live outside Italy and you start seeing how the things are supposed to work, how things are supposed to be, then when you go back, you see all the things that are wrong, and you don't accept them anymore. I can't drive a home. If I go home, I cannot drive my car anymore. I don't know, I can't. I don't feel secure anymore. And I'm talking from Naples, where I'm from, south. It's mind-blowing, the things that you've been living on for so many years, and they were wrong, or they weren't done in the right way. And now that you are away from it, you actually realize. So that's one of the things. Coming back to what I was saying, I do miss home. But home, like all my little cousins, nephews, uncles, because I got a big family. I got 5 brothers from my mom's side and 6 from my dad's side. They all have sons, another 5 each. So like 30, 40 cousins and stuff like that. So that's what I miss. But would I be back living there? No, I will never go back. I will never do. When was last time in Italy? It was last year. I went down in August and I came back in November. My mom had an heart attack. And I had to be there, sorting a few things out, giving a little bit of support and stuff. And I was meant to go back in June this year for a few weddings. But
because of the little virus that you cannot see, I can't make it back home. And that's it. So stavo spiegando in inglese che mi hanno chiesto ma se mi mancava la casa. Ho detto guarda, a me non mi manca casa, a me non mi manca Napoli come città, o a me mi manca la famiglia, gli amici, gli affetti, i cugini, le cuginette che stanno crescendo, queste cose qui. Dopo 4-5 giorni che io sono lì, io me ne devo andare perché non ce la faccio. Io mi esaurisco, frate. Cioè, io mi esaurisco. Come odi le carote? È una cosa buonissima e aiutano anche a bilanciare la dolcezza. So, how's everybody? Like, where are you from, guys? Those ones are following me. Where are you from, guys? Like, what sort of audience we have tonight? I know some of them are from America because Chef Babs just rided me, but I had another ride, I believe. Who they were from? New Orleans. Oh, the city of the music, isn't it? French side. New Orleans. Something that I haven't had the chance to look at. I didn't see that. I wish I could. Lucius the Killer. Ciao. I saw all the, whatever they're called, all the emoticon. And for some reason, one of my bots are deleting it. And I do. I apologize for that. And I'm gonna have a look later on to see how to fix those things. Food in New Orleans is good. I never use cups. Yeah, I saw that. You just put the emoticon. I'm sorry. I just started streaming. This is all new to me. I'm trying to fix all the bots as it goes and all the things like that. I apologize for that. Tutte emoti di mutandine. Voglio. Lui mi sembra come non mi conosce ma mi conosce. Did I miss some messages here? Ciao, ok, odio le carote, ma sono buone le carote, sono buonissime le carote. New Orleans, yes, no, I think I'm up to standard. Yes, mutandine. Ah, there were knickers everywhere. How's the cooking? I just started, and unfortunately it's cooking solo, like cooking for one person only, because my housemates are gone and I'm on my own. Look at Tata Seruko showing up some houses there. Panty house, yes. I will add a little bit more of the cabbage. And the veggie stock is going. Let's sweat them down a little bit. Tata Seruko. So we only got New Orleans here. I know the fellow Italian where they're from because they come here. Well, it's midnight here, chef. I need to head to bed. Cody, thanks for the company. Thanks for coming. Thanks for the follow. Thanks for the support. Thanks for everything, brother. They're not just saying. I really appreciate it. I just started and I feel welcome. So thank you, guys. Thank you so much. I appreciate it. Grazie, grazie, grazie. Vorrei imparare a tagliare come lui. A good afternoon to me. Grazie Cody, thank you. Cottolè, ci vogliono un po' di anni. Non sai quante volte mi sono tagliato le mani. E quante cazziate mi sono preso. Perché quando tagli, il coltello va dritto, ok? Tu lo devi inclinare leggermente, ok? Inclinandolo, la parte superiore del coltello va a toccarti le tue knuckle, ok? Come cazzo si dice? Va a toccarti le tue cose. Quindi non ti tagli mai. E quando metti la mano a terra, le dita vanno leggermente indietro. So che lasci questo davanti e questo dietro. Quindi non te le taglierai mai, perché il coltello, non so se fa senso, il coltello fa questo movimento. Ma se tu metti così, ti taglierai le unghie. Ma se tu lasci le knuckle, come li chiami queste cose? Davanti, non ti taglierai mai. Non so se si vede, non si vede un cazzo. Ecco qua. Ma ce lo faccio di qua che magari è meglio. Quando tagli, no? Cioè chi mette la mano dritta così e scende dritto, però puoi tagliarti le dita. Prima di cose il coltello non va dritto, va inclinato leggermente, ok? Poi ci metti le mani, le dita le butti dietro,
con il pollice ti spingi il cibo davanti e fai questo movimento, quindi non ti taglierai mai. Poi se vedi usi i coltelli con la punta rotonda, perché quando vai su un board ti aiutano a tagliare, capito? Perché non fai quelle cose a ninja, ma tu fai meno lavoro, fatichi di meno, capito? Are you French? No, I'm Italian, sir. Le nocche, brava, le nocche. I'm Italian, sir. Lucius the killer. And I was just explaining how to use the knife, not to cut yourself. And it took some time. So I put some white wine in it, just so it gets a little bit of the flavor that I'm looking for. And also, it will take all the sweet. From the carrots, the onion, and the cabbage that are stuck around the pan. So I'm actually cleaning all around the pan so it doesn't keep burning. But all the sugary caramelized gets into the compote here. And now I'm gonna add slowly, slowly the veggie stock that, as you can see, it's already boiling. Okay? And look at the color of that. Can you see the color? I think you can, yeah? I'll show. I love my Italian food. What do you call Italian food? That's the thing. Gamma65, thank you for the follow. Thank you guys, thanks for following me. So, Fornello, look at this! We got another view. We're getting professional here. Mannaccia, mannaccia. Things are looking professional here. Manati, thanks for the follow, guys. Or girls, whatever. That's another thing that I will never understand about this thing. You don't know if it's a lady or a boy following you. Not that I need to know, but you know. But when you talk, well, in Italian, we have that thing called gender, even when. Even with the things, you know. La pentola, it's a lady, you know, for us. Like you use ladies. I don't know if it makes sense. Now, this has to boil for a little bit because all the bitterness from the cabbage has to get released inside the water. And eventually the bitterness will turn into rich flavor thanks to the carrots that will balance out. And this is about it. Now, spaghetti, pizza, salad, Alfredo. You see, Alfredo. Alfredo is not Italian, my friend. It's an American thing. And I'm not saying it's not good because back in Bahamas, I used to make the Alfredo. You know, like I used to do the chicken Florio. You know? It is American food, and I'm not saying it's not good because not so much the Alfredo, but the chicken Florio, I loved it. Like the taste, the creaminess, yes. But the Alfredo, you know, not my thing, I believe. Insalata is salad, yes, salads, yes, the food I mentioned. I just saw it, the messages. Che vi siete mangiati voi oggi, noi italiani? Umberto è andato via. Cottolengo, in legno. Ok, Cottolengo, la prossima settimana vorrei comprare una vaporiera ma in legno. Me le consigli o non serve? Tu dici quelle là rotonde con le cose di bambù? O legno, perché mi sa che è un poco strano usare il legno per vaporire. Penso che tu parli di bambù. Lucifer, thanks bro. I love Italian people, thank you. In bambù, ah, ecco, lei mi ha anticipato come sempre, porco zio, per non dire la Madonna. Spaghetti, pizza, salad, hope that's Italian, the food is mentioned. Insalata e salad, dang it. Alfredo original sarebbe la nostra burro e parmigiano, ma anche i americani hanno cambiato. Diciamo che sì, ma loro usano molto sto chicken stock, sta polvere di pollo, di cosa di pollo. No, sono qui, va bene, pensavo fossi andato via, caro. Sì, chef, a due strati. Ma che cottura ci vuoi fare? Perché lì,
Vedi, lì devi avere tanta fantasia perché alla fine a vapore ci cuoci tutto, tutto, ci cuoci tutto. Che ha detto Tata Seruco? Oh, se c'è il famoso tiratore di pompi. Ma giusto un assaggino. Che è un tiramisù di pompi, raga? But I love to visit Italy. Guys, Italy... Not because it's my country. But Italy... The beauty of Italy... It's that... It changes. Wherever you go, from north to south, east to west, it changes. It goes from the mountains to the seaside to the hills to long runs of fields and the produce, and then you get three different main climate, you know, weathers, you know. It is the hell of a beauty of a peninsula, and not because I'm from there, but really, it is something, guys. It is something. As a tourist, because I only discovered Italy as a tourist now that I've left, and every time I go back, as I said, I can't stay home for more than 5 days because I go crazy, because nothing works, nothing. So you just get mad at these things. So you just go and visit the rest of Italy, which when I was there, I wasn't making enough money. I wasn't working as much as I was doing now, like I'm doing now, and I didn't have the much money that I have now. Like, not that I'm rich, but I can afford to have 2 3 weeks holidays now. While if I was working in Italy, it would be very hard for me to get even a day off for what they were paying you. So every time I go back in Italy, one main reasons is because all the people that I know, family as well, they're all working hard to make a living. So most of the time I'm on my own. I can't call my uncles, I can't call anybody because they're working. And they all finish at night time, like 6, 7 o'clock at night time. And then they need to eat, shower, eat, and then they have time for you to go out and do things like that. So most of the time I'm bored, and that's when I get to go out and visit as a tourist during the day. And often I get all the people that I meet on my way around the countries that I've been visiting. And then I invite them back with me. So having them, I have another reason to go around and meet people. I don't know if you make, not meet people, be tourists in Italy. I don't know if it makes sense. For the Italian fellows, stavo spiegando che praticamente con il fatto che io lavorassi in Italia non avevo la possibilità di andare in giro, no? Di visitarla come turista, perché uno, non avevo i soldi, due, non facevo i soldi, tre, non avevo il tempo perché lavoravo 6-7 giorni a settimana. Invece adesso che lavoro all'estero me la sto godendo di più l'Italia, perché quando vado in Italia, uno, tutti i miei parenti e amici stanno lavorando, quindi tutta la giornata io non li vedo la sera. E la mattina che cazzo devo fare? Allora piglio, chiamiamo gli amici che venivano a trovarmi, o che ho incontrato, o che sono diventato amico come voi ragazzi girando per il mondo e cose varie. E l'invito. Almeno c'è una scusa per visitare Italia e me la sto godendo adesso, più adesso che quando ci rivivevo. That's what I was saying. Messaggi, verdure, patate principalmente. Mi hanno detto che il sapore è diverso dall'estero. Sì, è molto diverso, perché i sapori non vengono dispersi, capito? È cotto per temperatura e poi non è una temperatura che picchia. Sono gli 85-100 gradi, perché l'acqua incomincia a vaporizzare dopo gli 80 gradi. E poi bollendo sale 94, 95, 100 gradi, capito? Bollendo, ma evapora già 80 gradi. Chef a due strati, va bene, questo l'ho lento. Chef, se te perdi tempo a spiegare agli americani, io farò sempre un passo avanti. Lo so, hai ragione. E ti ringrazio pure, perché magari anticipi e tieni la conversazione con gli altri italiani che magari io riprendo dopo. Pompi è una famosa catena di pasticceria romana, il tiramisù è il loro piatto forte. Non la conoscevo, Tata Seruco, Viola, non la conoscevo. Oh beh, cazzo di urli, questo basta questo caps lock, ma lui lo fa sempre, secondo me è la tastiera. Grazie Tata. Basta che la mattina non rompi a me, chef. Va bene, non ti preoccupare. Basta che la mattina non le rompi a me, tranquilla. Certo che il tiramisù di Pompi è ambiguo. Perché è ambiguo? Che c'ha di differente? Ok, lo compro. Mo vado da cinese e lo prendo su Amazon. Mo, ok, la compro.
ma non vado dai ai cinesi, la prendo su Amazon. Ma almeno c'hai i 2 anni di poterla rimandare indietro, capito? Ok, abbassiamo un po' la fiamma qua. Let's slow down the flame here. This needs to cook a little bit. And keep going on its own. The veggie stock is ready. Let's sit here. I might need it more. Let's put this away. So, il brodo vegetale è pronto. Lì ho abbassato la temperatura. Lo lasciamo andare piano piano. Così piglia sapore, le verdure si cuociono. Nel frattempo ci guardiamo un attimo l'impasto per quelle cose piccole che voglio fare e anche le decorazioni per il risotto di sé per sé. Ok. Mi slitta lì, sforzo meno la vista. È vero, chef, prima ti ho chiesto, esce una stagione per me, lo sai che vivrei di riso. Lo so, riso e risotto, tu ci vai pazza. Guarda, io qua ci metterò un 150 grammi di riso, pensa, non di più, perché comunque diventerà, c'è tanta roba lì di verdura. Guarda, se condividiamo il letto dopo, perché no? Strunz, dai, esce sto strunz. Mi basta un assaggio, lo sai che non ho fame, lo so. So guys, I put low down the flame on the here because it needs to boil nice and gentle. It just need to release all the flavors and balance it out. The carrots need to do its job against the bitterness from the cabbage. And also the cabbage, it's a little strippy still. It hasn't fully cooked. It will take some time. While that goes slowly, slowly, our veggie stock is ready, which I will use until the end to top up this until when it will be ready for me. In the meanwhile, let's get this done so that I can use it after to do some garnish for the dish itself. I don't know yet what I'm gonna do, but I'm gonna give them all the same shape, so I might be able to use it somehow. I haven't worked that out yet because my mom doesn't do any decoration. My mom simply. Yes, sir. This is not the risotto, Chef Babs. This is not the risotto that you usually find in the restaurant where you sweat the onion, you toss the rice in it, and then you add your white wine, you deglaze it, and then you add the stock and whatever goes in it. This is my mom way to cook. This goes to her. So as you see, I have put some pancetta, which wasn't so much. There wasn't much fat. It's not guanciale or the long pancetta that I like, that has more fat. So I had to add a little bit of oil. I cooked that down a little bit. I added the carrots and I added the onion. I sweat them down together, all together. Then I added the cabbage and I sweat that with it, like sauté, sort of. And then I added a little bit of white wine. I waited for the alcohol to go. And now I'm putting the veggie stock slowly, slowly. Now, this kind of cabbage here is not the white cabbage, the verza that we have in Italy. This is much bitter. They use this to make long processes, you know, especially they use for their leaves, they're quite hard to roll things. So it is a little bit bitter. So I'll be cooking a little bit longer, probably half an hour, so it releases bitterness. It will cook down, and then the carrots and the onion with their sweetness will balance that out. And then with the rice in it, and the starch, it will become creamy towards the end because it will be absorbing the water that it's all cooking together. And that's it, it's a simple thing. Now, though, with these, which is still too much, I'm gonna choose the best one. I have the fryer here, I don't know if you can see. I have the fryer right here. I don't know, maybe just pass this in sort of light butter and in the flour and fry and see if it stays crispy. Like the same way like I do my zucchini. So it's all crispy outside.
and just put on top of the dish and then grate some Parmesan on top, just for the pictures and to look good. Because as it is, once I put the riso in here and reduce it down in a cook down, it will be tasteful itself. But because we're doing these things on the on whatever it's called, the Twitch, and there's the little competition between chefs who looks best and stuff, you know what I mean? So I need to see if I can make it look a little bit more posh, like a little bit more restaurant, which is a bullshit really, but it's just for the look. So what they say, can you repeat the method you're doing the risotto? No, abbiamo detto che dormivi nella stanza di Francese. No, non dormo nella stanza di Francese, a me mi dispiace, mi sul divano proprio se devo. Sì, mi piacciono i piedi delle donne, bella cottolengua, con limone sopra. Feticista, ma come sta Livio? Livio Celentano mi odia, addirittura se dice che è morto. Perché? Simple is delicious, è vero. It is true, I agree with you. And chef, I'm waiting for your DM. I need to, you know, your private message. Let me see who was the chef, you know, that blends, you know me, you understand me. I just want to see, that's all. Ma non uccidono nemmeno le mosche. Ok, perché pensa che lo offendo, ma a me sta a cuore. No, è un po' così lui. Io non lo vedo, non lo sento da parecchio comunque. Ma io non uccido nemmeno le mosche. Sì, ma si vede che sei una bravissima persona. Yes, I'll send it to Instagram DM. Thank you. Ma il divano è scomodo, chef. Tata, il mio divano è una cosa spettacolare. My sofa is something unbelievable big. And it's comfortable and it's warm. Oh yes, I send it to an Instagram DM. Thank you, chef. I'm just curious, not because I want to bitch and say I'm better, I'm no, but I heard you saying it and it made me giggle. Because, you know, that's what we were saying one of my first lives when you went in, about who pretends who is a chef here, you know what I mean? That's what and it's no hate, eh? It's not like, oh, I'm better, no. I just want to see, it's curiosity, guys. Okay, so this, let's put in here for now. Let's give a little wipe on here. It's already a mess. I don't like mess. Allora devo pagare. Allora non devo pagare per spogliare, il divano ti attende. Capito, perché volevi pagare pure. Come vieni a trovare da lì? Posso venire pure io a Melbourne? Cotto lì. In questo momento chiunque può venire. Uno, perché non potete venire perché le frontiere sono chiuse. Due, perché sto solo e mi farebbe proprio piacere, sinceramente. Però va bene. Anybody's invited, anybody can come to my house right now. Anybody, whoever can make it, whoever is in Australia and is looking at me right now and is wondering where I am, I'm in Melbourne, Australia. And if you want, please come and visit me because I'm bored at home. I don't like to cook for myself only. It's like I lose my inspiration, like cooking for myself. But it's nice to see somebody cooking for me. I mean, somebody that eats what I'm cooking for them. Anyway, enough said. What happening? The camera, it's sticking out. Yes. And if you wanna wonder, let's change this and I'll. And if you wonder where I am, I can now do this too. Look, I can move the camera and point you out so you can see the beauty that I see every day. I can't go out down there. I don't know how long I can go there. So that's where I live. You see? This is Melbourne, guys. Yes, I do wash my clothes, as you can see. And that's where I am now. Nice, yeah? Well, you're probably scared now because you see my face.
Is it where it was? Yes, it is where it was. Ah, Maladiel. This is it. Basta che posso scorreggiare per me, ok? Ma hai visto il balcone ci sta là fuori? There is a massive, massive balcony. You go outside and fart. Relax. Ok. Now, what I'm about to do is something that I thought about it. I don't think there is a recipe somewhere. Or if there is a recipe, I'm not following it. I'm doing it by my head. I don't care. Fuck it up things is when you learn the most. So. Let's see. I get some flour, I'll be back. So let's say about 300 grams of flour, 200 maybe, that's a lot already. Cottolengo, la stanza dei francesi, io non ci entrerei mai, basta che posso scorreggiare per me, ok, non ho capito cosa intendeva per pagare. Hai capito che intendeva per pagare? Sì, non ti preoccupare. Col di dire, Cotto, non mi scandalizzo per quello, tanto sei nell'altra stanza. Oh, ci riscalza da zero, scalza, ah, perché così lui guarda i piedi, guarda un po' la Madonna, guarda. So that's 200 grams of flour. Bello il terrazzo, bello il green screen con l'immagine di Melbourne. Ma ce l'ho il green screen, devo capire come funziona. I have the green screen, I need to use it. Pam 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 parabara pam 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 parabam pam. Pam 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 para pam pam. Ah, 5.000 euro. How much 20 days as a guest in Melbourne? Cottolengo for free, mine. Free, no charge. Come here, make some company. È bello che ti cucino pure, perché poi facendo ste live mangi pure. Cinnamon. Cinnamon. Baking powder, a little vanilla, and let's mix it through. Okay. Sì, frigo cazzo, l'aereo. Ho capito, ma pure l'aereo da c'è papà, ma fammi capire, ma credi che sia data serio che puoi mettere a pecore, fammi capire.
So I'm mixing here flour, 200 grams flour, 50 grams of sugar. I added some cinnamon. I'm gonna put some vanilla extract, and then probably one egg and some milk. I will let it rest, and then I will do some small balls. And I'm gonna use those balls in the deep fryer. Hopefully they don't fall apart, they will all together. Did you set up your Discord? You're on Discord too? Or just join? No, I set up mostly. I need to finish to do, what's this called? I need to do the rules. I need to do a little bit of, what you call, disclaimer, I would say, like how things works. And also I need to get the hang of it by myself. Like I need to understand which is which, what is what. You know, makes sense? Like where is the room where I want everybody to post their pictures? Chat room where we can have a chat. A private one where I'm going to invite people in case there is some something to discuss about it. You know, things like this. Is your friend helping you set it up? Yes. He actually... did it overnight. I left the computer on and it was on, what you call that thing, remote desk thing, and it was doing while I was sleeping. Cotolingo, they're gonna be like small little balls that I'm gonna let them rest in the fridge for a little bit, and then I will fry them. Poi le ma perché parlo in italiano quando sono italiano parlo in inglese? Ti stavo dicendo, sono delle piccole palline che io poi metterò nella friggitrice e grazie al lievito istantaneo si dovrebbero aprire. I'm not sure that it will work out because it's first time I do, but you never know. Like, as you see, I'm not adding things properly. Non sto aggiungendo le cose dentro, non sono pesate. Diciamo che ho iniziato con una ricetta base di una piccola brioche e mo piano piano aggiungo le cose dentro perché mi serve quel tipo di elasticità, perché non mi deve crollare, non si deve sfarinare nella friggitrice, capito? So I was saying that as there is not a proper recipe for this one, I'm trying to make something that I can also get it off the freezer and put it in the hot oil and it will still work it out. So I'm just working out, like doing my maths in my head. And I see already that I put too much milk now. I need to add some more sugar and whatever it's called, flour now. And then I will type this recipe and use it next time or perfect it if it needs to be perfected. Come vedete già sto sbagliando tutto, è diventato troppo mollo perché ho aggiunto troppo latte in una botta. Ci sono alcuni grumi che adesso lavorerò prima, una volta tolti i grumi da mezzo. Mi vado poi ad aggiungere un altro po' di farina e zucchero per bilanciare. Thank you.
pinch of sugar, and let's add another 30 grams of flour. Chef Babs, another thing that I've done, I am trying to contact a few people on Fiverr. I don't know if you know the app, to see if I can get somebody to make my emotes, these things like this. Like, I was looking at your live today. That looks very, it was very, very entertaining and very funny. All those images that were coming up. Do you? Okay then. Why not? Like the layout and stuff is the guy who's helping me to do these things. But this emoticon, these things like this, yeah, I might need someone. Otherwise, I just get off Fiverr, the app, which I've contacted a few people already. Someone, they work on Fiverr, but cheaper if you contact on Twitter. Ah, makes sense. So we save the, it's like saving the fees that Fiverr gets from them. Makes sense. Okay. Ok, ma un altro uovo o latte? No, è troppo, già è troppo morbido. Aggiungi farina, lo sto aggiungendo la farina. He did this too for me. Yes, you see? Oh, the raviolo and... yeah, something funny, like Chef Babylon. I just got this little chef dress, can you see? I have this little chef dress got delivered. I'm gonna get kangaroo. I'm gonna get kangaroo, and I will have a little mascot here with me. I will have someone in the corner that when I switch the cameras, you will see him there looking and testing the if I'm cooking well or not. You know, someone to keep me company, sort of a mascot, someone to talk to when there's nobody in. And my king eggplant I made. Oh, so you made yourself. Preferisci primi piatti, secondi piatti o torte? Massimo, i secondi piatti è quello che a me mi piace. La carne, il pesce, esibirli in un certo modo, esporli, farli uscire in un certo modo, è quello che io preferisco. Però sono stato pasticciere per quasi 4 anni, in una delle pasticcerie un po' più rinominate della zona mia, il Val del Corso, che ancora oggi è la leader, e mi tengo comunque in contatto con i pasticcieri giornalmente, cioè abbiamo il gruppo nostro, oltre alle stronzate pornografiche ci sono anche discorsi seri, o si parla dei nuovi prodotti, o io da qua dico cosa sta funzionando, così loro hanno un'idea di cosa sta cambiando come trend, capito? Primi piatti, la pasta, queste cose qui, risotti... sono cose che ho sempre fatto, anche essendo italiano. Però ti dico, io i secondi piatti, abbinando tutti i tipi di vegetali con tutti i tipi di carne, non finisce mai, capito? Non finisce mai l'abbinamento, ed è quello che preferisco, a dirti la verità. Io. Sì, si può fare, si può fare... Aspetta, I'm missing some messages here. He did this for me, e se so, l'età mia... fatta la farouk, gamberoni, scelgo indiano e pino grigio. No, non so manco cosa sia la farouk. Added is the sad tomatoes. How do you do these things? L'avete. Che significa l'avete? Chef, sto yen o bar o un bello caffè. Voglio un caffè, mo piglio. Tony, io non bevo caffè purtroppo, caffè non ne bevo, non ci manca pazze sinceramente. Non ci vado pazzo, caffè. And making eggplants I made. Ah, you made yourself, beautiful, I like it.
It's just something to comp, you know, just have someone here, mascot or anything. Originally, it was supposed to be small and put in here, but I can't find anything that small already done. Panna e tonno, sì. A me panna e tonno mi piace. Mi piace, sì. Sì, ho capito, chef. Avete mai fatta? Mamma mia, chef. Tonno, lo sai? Tony, lo sai? Non dico mai di no al caffè. Ma pure è vero. No, io purtroppo il caffè è poco e niente. Allora, bella pizzetta rotonda. Oh, quella sicuramente, ma pure una parigina, che la tengo in canna la parigina. Una bella parigina. Una bella frittatina. Sfogliatella, l'avete cosa hai detto? Poche cose il riso no, so fare panna e funghi, poche cose il riso no, il pesce zero. Come il pesce zero? È una cosa facilissima da cuocere, guarda, meno lo cuoci meglio è. Sì, ho capito, chef. L'avete mai fatta? Mamma mia, chef Tony, sì, allora bella pizzetta rotonda, sì, una sfogliatella. Oggi a me la sfogliatella oggi mi sdoglia, a cana sfogliatella anymore, a canita whole sfogliatella anymore ride. It's just not for me anymore. Ne avrò mangiate così tante. I must have eaten so many sfogliatelle in my life that now my body doesn't want it anymore. I just can't take it. Tante di quelle, avete visto che di serie, perché non lo può fare, fare la farocca, no, non so manco cosa sia, ti ripeto, una sfugliatella, allora visto che desideri tanto, perché non farla, tu dice, a parigina, tengo una pasta sfoglia, tengo. Okay, bad time for me, my friend. Enjoy the food. Thank you, chef. Grazie, Babs. I appreciate for the support, the help, the ride, the talk, the advices, and everything else that you're doing for me anyway. I really appreciate it, sir. And I mean it. And I was very happy to see you back cooking today. And it will get better and better. Trust me. Get back into your routine. Then we always have problems, guys. We always have problems. And there will be always that time where you get shocked by it. But then, that's it, done. Okay. Io dico che questa è abbastanza elastica, no? La mettiamo un attimo in frigo, la facciamo riposare e poi la andiamo a lavorare, dai. Good night, my friend, good night. O cucuzziel, o cuzzetiel, ma serie, la parte più bruciacchiata. Io, per dire, la frittata non so proprio farla, esce rotta, secca e brutta. La frittata non è una cosa semplice, raga. La frittata non è una cosa semplice. Padella bollentissima, ma non troppo bollente. Padella calda, un buon amount, una buona quantità di grassi sotto. Quando batti l'uovo, non lo devi stressare tanto, non ti devi uscire tutta quella schiuma, non ti serve, perché quella è la parte secca, perché quella viene subito cotta, ok? Tieniti il forno acceso. Tieniti il forno acceso, se ne vuoi te la faccio mamma. Tieniti il forno acceso,
Perché una volta che metti la frittata, una volta che c'è la padella con l'olio e il burro dentro, quello che vuoi usare come fat, è uguale, ok? La metti dentro, ci metti l'uovo dentro, all'inizio fai delle X dentro, fai dei movimenti dentro in modo che si cuoce sotto e assorbe tutto il caldo, ma non si va a bruciare, ma ti cuoce man mano, la alzi dal fuoco, la metti nel forno. Quella si alzerà automaticamente, ok? La frittata non deve essere cotta, che deve essere quella cosa secca. Te ne accorgi perché ogni tanto apri il forno, tocchi, se vedi ancora che wobbly, che trema, che ci sono le onde, la fai stare giusto un minuto, 30 secondi, 40 secondi, la continui a controllare. Quando vedi che non si muove più e ci metti la mano sopra e senti un po' di resistenza, fermati, tirala fuori, dagli 2 minuti che si rilassa e si riposa, e hai fatta la frittata. Frittata, mi hanno detto ci vuole la mollica del pane, ma non è vero, stronzate. Ma poi se parliamo della frittata, parliamo delle uova, cioè, stiamo parlando della frittata o no? Eh sì, perché se tu parli di frittata, però poi me la vai a mettere. Me la vuoi cuocere nella padella? Cosa succede? Non ti va a cuocere l'interno subito subito, capito? Grazie, non sapevo questa cosa del forno. Ma Cottolè, ma dico io, porco zio, quando c'è sti dubbi e queste cose esistenziali, scrivimi. Che te costa? Sta cazzo di telecamera mi sta rompendo i coglioni, ma perché mo qua sotto fa caldo e la colla si inizia a sciogliere. Non so se riuscite a vedere, no, non riuscite a vedere, vero? Non riuscite a vedere la friggitrice, vero? Però forse riesco a farvela, no, non me la posso far vedere. Comunque sì, stanno crescendo le palline. Magari la metto qua la friggitrice dopo, quando le friggo le metto qua. Se riusciamo adesso. Una frittata semplice. Allora no, Cottolè. La vedete adesso? La vedete? È ingrandita, galleggia, vuol dire che è abbastanza leggera. E sta prendendo quel colore, vabbè, muove perché c'è troppa luce qua. Però sta prendendo colore, sì? Quindi adesso che escono dal frigorifero, che si possono lavorare di più, lo facciamo. A me non piace la cannella. Con cosa potrei sostituirla? Buccia di limone e un po' di vaniglia. Buccia di limone, buccia d'arancio, qualsiasi cosa che profumi. Perché alla fine è più per il profumo perché c'è abbastanza zucchero dentro.
metterci un poco di. Puoi mettere meno. You can put less. Puoi mettere meno zucchero e aggiungere magari un poco di burro d'arachidi se ti piace. Sì, prediligo meno zucchero, oppure mi fai fa la me fai e mi imbocchi. In questo momento stavo immaginando un metodo per imboccarti al posto del cucchiaio. Okay, I like the color. Let's get excessive oil. Questo è il colore suo originale. Si vede? È così, è imballata, è imballata. Mo. Avevo paura che non fossero cotte dentro, ma sono cotte. Vedete, c'è anche tanta aria. Quindi va bene. Dalla cannella si sente pochissimo. So guys, this is a mini donut ball, whatever you want to call it, that I just did. I was worried that I wouldn't cook in the middle, but it actually cooked and they're nice and soft now. Gonna play it after. Sì, le graffe, quelle che noi chiamiamo graffe in Italia, cioè a Napoli, a graff. Ok. Ok. Let's get ready and organize the four. Ready, organize per il piatto principale, dai. Ok. Be back in a second, guys. Ok, so cerchiamo di, come si dice, cerchiamo di. What I'm trying to do is to find a way to make a coating around the leaves that I've been doing, but I don't want them too heavy. I don't want them to be very heavy. So, sto cercando di fare un'impanatura che non sia molto pesante intorno
alle foglie che userò per decorazione. Quindi c'è un po' di semolina rimacinata qui per croccantezza, un po' di burro, un po' di burro, un poco di farina. Aggiungiamo un poco di pepe che gli diamo del carattere. Of course, let's add some salt, let's mix through. Now, la friggitrice non mi serve potentissima perché mi deve cuocere anche la foglia. Mo, qua abbiamo farina, so here we have flour. Che state dicendo voi? Oppure me le fai con le bocche? Ah, chef, ah, chef, pettole, chef, ho capito bene, se tipo le pettole pugliesi, ma dolci, sì. La nonna le facevo uguali, ma la patata a forma di ciambella piccolina, sì, quelle che noi chiamiamo le graffe da noi a Napoli, con la patata. So, I'm mixing some flour and some water. We don't want any lumps in it, so we need to keep stirring until it becomes nice and creamy. Double do it. Ok, prendiamo una foglia. Ok, pigliamo una foglia, immergiamola per bene, coliamola. Chef Nejin, white cabbage risotto, bro? I like that. Yes, it's here cooking along with some pancetta, onion, carrots, a little bit of white wine, and then the veggie stock that you see next door. Next to it, I'm letting that cook and simmer it down so that the bitterness from the white cabbage, because it's a different cabbage that we use in Italy to do that dish, so in that terms, the bitterness from it will go. So right now in my hand I have some of the cabbage leaves that I want to try to lightly cover with some flour and semolina, and then try to pan fry, deep fry them. I got a fryer down there, which I'll try to move after. I'm just trying out and see if it works as a decoration for on top of the rice. Welcome in. Anyway, thank you for coming and say hello. Good thing, it's frying up. I'll see if I can do this in front of you here. If I can slowly, slowly, slowly move the fryer without making any problems. I think you can see the fryer now, and you can see the. Oh, yes. So, chef, do you stream? Guys, welcome, Chef Nejin. Another chef that I guess is on Netflix. Beautiful, sounds great. I've been trained by Italian cuisine for the past 10 years. Oh, so you got also a certain age. You're not one of those youngest people that I find on here. So I'm gonna low down a little bit. So I don't want it to be very strong. I just want it to release and cook slowly, slowly. In the meanwhile, I get myself some Scottex to lift these Welcome, Chef Megin. Nice to meet you. This is my fellow friends from Italy, Chef. They're welcoming you.
We're a big family, but we're not many people. Not yet. Maybe one day. Now, as that one goes, let's get ready the next one. So, in here, I only have all-purpose flour and water. I'll say 1 to 1 because it's quite liquid. And in here, I have flour, normal flour, and some semolina, all mixed up with some salt and pepper. And I'm trying to mix it through. Lola, just turned 35. I'm taking a business online now in order to be able to travel and cook. Oh, what do you prepare? Like, as a business online, what do you produce? A ready meal? I'm 36 anyway. I love Italy. Ciao, ciao. Prego. Sei vecchio, esatto, grazie. Yes, I do. I am old. But I feel young. I am young. Streaming here, starting to teach Zoom classes next month, hopefully monetize YouTube. Ah, I see. I saw another friend of mine, let's call friend, another one that I follow. That is doing this cooking class on Zoom with a website here in Australia. Where are you based? Ragazzi, una foglia che resta in piedi. Chef Nejin, thanks for the follow. I appreciate it. That means you like what I'm doing. I hope so. So as you can see, I'm using some of the leaves of the cabbage, the outside one, the hardest one, the hardened one, which are also the little bit the bitter ones as well. I'm putting a little pastella, as we would call that in Italy. Coat it very well, and then in the semolina and flour mix. I like the passion. California for now. Okay, so I missed a few messages here. Streaming here, okay? Make young. I am young, man. Come on, Tata Seruko, be nice to me. California for now. Oh, hopefully you're gonna get moving and go somewhere. I like the passion. Thank you. The leaves look great. Thank you. And actually, as they go cold, they should be crunchier and crunchier. Can you hear that? Can you hear the crunch? Hey, raga. I'm from Napoli, south. Can you hear the crunch, guys? That's a job done well. Sorry, brother. It keeps. I'm just starting. I fucking love Napoli. I love Napoli too, man. But when you pull caps lock, my bot does something. He deletes your messages or whatever.
I do, my apologies for that. We'll fix that later. Do you remember which signed on Napoli? Man, these leaves are tastier. Napoli is beautiful, sir. It really is. A little gem hidden away from the Vesuvio. Madonna mia, come cazzo sono buone. No caps both permitted. I know, sorry guys. As soon as I fix that thing, I will. I apologize for that. Sorry. It's not even me. I don't even know what to do. Like, I'm just new. I did maybe a month on here, and I've been streaming for 14 days, 15 days. The name was PFP. I still have the hat. PFP. Anyway, yes, us from Napoli are very lucky for the fish, for the quality of the fish, for the amount of the pesce azzurro that you don't find anywhere else in the world, only in the Mediterranean. And yes, I agree. DJ Nix, thanks for the follow, man. Kind of. And as I said, thank you, everybody, guys. I really appreciate it. I feel blessed. I like it. I thank the fam. Cottolè. Ti giuro sul bene di mia mamma, ma te lo giuro sul bene di mia mamma che ci tengo tanto. Non hai idea di come sono sorpreso da solo, come mi sono sorpreso che queste cose sono buonissime. Queste foglie di Gesù Cristo qua sono buonissime. Pensaci, sto pensando di metterci un po' di limone sopra. So speciale, frate. What I was saying, guys, sorry for the Italian, but I have those as well. Best pizza never had. I do pizza streaming sometimes. I have I don't have a wooden fired pizza yet, because where I live is a block apartment. I can't have anything out there with the flames. But as soon as COVID is over and I'm looking for a little house somewhere else, I'm bloody gonna buy one of those small ones. I'm a pizza chef as well, sir. If you look back into my streams, you see the pizzas that I made where I was working before. And yet, because of the COVID, I was pizza chef because I didn't want much headaches. Because with this COVID, you know, you need to reduce staff, reduce your stock, call your staff off every day depending on the bookings and the weather. While when you fully operating and you super busy, oh, you don't need to worry about all this shit. And I'm quite good at it, like in terms like I have studied about it. Ciao Oscar, I have studied about it, like the preferment, the bigger, the different way of fermentation, the preferment, legally, everything, man. I've spent some time. And I love it. The more I play with it, the more I love it. You know, start knowing all the flowers, their strength, how you should operate them. Raga, sta cosa è uno spettacolo. I still love them. I thank the fam. I know, best pizza I never had. Beautiful. I also got wasted in a bar in America, lol. When I came out of the bar, there was about 1 million people in the square outside the bar. Yes, they were all looking at you. Oh, because it was so busy. Why, Fradama? You know why. I love making pizza. Oscar, I was in Tuscany last year. I was 2 years ago. Oscar è arrivato quando è pronto a mangiare, non ancora, devo mettere ancora il riso dentro, sto perdendo un poco di tempo per vedere se arrivo alle 3 ore.
Oscar, ma arrivo e pronto a mangiare, giusto, sweet, tata, computer inside, sveglio, ok, ah, it was 1 a.m. Oh, ok, so in the middle of the night. Cool, what part did you... Ah, so he's talking. Ok, mettiamo il resto del brodo qui. E aggiungiamo il riso, dai. I was so confused, but everyone was partying. Yes, that's where the night starts. It's hot down there, brother. It's hot. You don't sleep at night. Especially in summer. Seicento. Guys, I'm gonna use Vialone Nano. I'm gonna use Vialone Nano, which is a little seed with a pointy thing, which holds better the risotto. Va bene anche di sale, dai. Ok, I was in Tuscany. Oscar arriva quando arriva a mangiare. No, I was OIM. Ok, I was so confused. Everybody partying, yes. È con mio sommo piacere che devo avvisarti. Nella live di ieri, chef ballava nonostante il nostro divieto. Mo' metto una canzone e comincio a ballare un'altra volta. Fanno la canzone. Ciao Francesca, buongiorno, come stai? I was in Tuscany last year. Arrivo a Brando Magna, ok. Firenze, yes, cool. I live nearest sister. Ok, computer center, è giusto che tu sappia i biscotti, i boicotti, le live e punizioni. Francesca, hello, I said hello. I love Italy, I've been to Rome, Modena, Bologna, Firenze, Napoli. Napoli was by far my favorite spot of all the, so far. And I appreciate that because sometimes we get treated not so well because they all refer to mafia, all that bullshit and stuff. Yes, I'm not gonna say there is not. Yes, I'm not gonna say it's all bullshit. It does, but it doesn't affect as much as they wanna make us think or believe. I don't know if you understand what I'm trying to say. I'm not saying there is not, there is, but it's also a good thing. What's frying? Francesca. I made a white cabbage risotto here. I don't know if you can see. But because of the pictures and the way it is, and it's going like this, I wanted to make it look a bit more restaurant sort of way. So I thought to fry some of these leaves and use after for decoration, you know, to decorate the dish.
And it actually turned out that is they're super crunchy now, and I'm loving them. Can you hear? And the cabbage is amazing. Ok, fermalo, ti prego, amen. State serio, devo vedere chi ferma me stamattina. Ah, figuriamoci il chef, hai ragione. Oscar, mi puoi contattare quella persona che ti ho detto? Andrebbe istruita, pensa che aveva fatto moderatore a me, che non ci capisco nulla, ho capito. What's frying? I just resigned. Chef Ren, we love you too. I love you too, brother. Sorry, ciao nome, come ti sei? Ehi, tata serio per troppe cose. Oscar, devo preoccuparmi. Dagli i miei contatti. Mafia is now everywhere. Disgusted in Trump uniform. Disguised in Trump uniform. Yeah, I know what you're talking about. And I read the stories and stuff. And I read the news and stuff. I don't know what's gonna happen here, man. I don't know. As I said, chef, I'm gonna follow you after now because... I don't know how to do it from here. And that's it. My face everywhere. This girl's Trump uniform. Okay, we all in one, brother. I know, we all in the same. Yes, that's true, man. There is no who's better, who's less, who's more affected, who's less affected. Everywhere it is. But we have the nominee, the sort of thing that people refer. When you say, oh, you're from Napoli, mafia, mafia, mandolino. I don't really blame them because that's what they say. That's what the TV shows them. But that's, it is what it is. We can't do much. Tra poco casca la camma. Ah, giusto. Mannaggia la Madonna. Mi dissocio dalla Madonna. Sta per cascare la camera, hai ragione. Si sta sculando lo cavolo, è vero, è il caldo della friggitrice, tutte queste cose. I love that idea. Francesca, are you working today? You busy working? What did you do? What is like COVID situation where you're from? Like in Queensland? Is he fighting back? Se sta squagliando tutto coso, voglio pure quelle che mandano cavo se sta squagliando. Che ci facci? Ma io trovo questo coso, ok? Lo vedi di sotto come va piano piano? Legge, non legge. Oscar, quando ridevo se avesse preparato cam fritta. Eh no, non può succedere. Sai perché? Perché ho assicurato il cavo che se cade rimane appesa, ma non cade giù. Oh, ma pensa a questo che va a finire le padelle mentre cucino. Ok, chef, time to go to sleep. I'm up to find your stream. Enjoy the rest of the stream and I'll see you later. Ciao. Ciao, brother. And I'll text you sometimes, you know, just more information about what you do, like, you know, if you don't mind to share. You know, it's the way forward, especially this situation here with COVID and stuff is... It's a mind opening, you know? No, day off today. I'm back tomorrow. Back at work on Saturday. I see. Wow, what day is today? Today is Tuesday, Wednesday. Shit, it's Thursday. Okay. Fucking hands, man, that's a lot. Volevi, peccato, mannaggia, godevo troppo se fosse accaduto. Grazie, tata, ti amo proprio. I don't mind. Thank you, chef. As I said, I'll follow you later and I'll stalk you for a little bit, you know.
Ciao ciao. Io ti odio. You know, in the box odia. Non mi viene di odiarti. I can't hate you. I don't hate anybody. I don't hate people that treat me shit every day. Why I should hate people that I never met? Non odio persone che non ho mai incontrato. Cioè, non odio persone che mi trattano di merda. Figurati se odio persone che non ho manco incontrato. Aro shfaqim a xhamize a forbice. Faccia vostra, te! Ci mi sono dato scotch! Mo' addrezziamo la telecamera, eh? Last one, l'ultima. Ok, no day of today, ok? Come volevi, il risotto va piano piano, che significa? Non avevi detto che c'è il Covid, fermo. Oscar, ridiamo e scherziamo, ma voi forse mi ridete addosso, forse voi mi mettete a ridere adesso. Ma se io vi dicessi che a volte sento che il cuore accelera da solo e me lo sento qui quando mi metto a pensare a certe cose, ma credete? Io posso essere quello che cazzo volete voi, raga, però porco Dio, a volte pure io sono solo, nel senso, non solo in quel senso, a volte dico, ma gli sfacci, ma mo fa, capito? Però poi dico, vabbè, sono felice che alla fine tutto sommato sono bene, sto bene. Però tutta questa gente che parla di. Cioè, mo oggi stavo in un paio di stream degli chef qua americani che mi hanno fatto i ride e cose varie. E li sento parlare spesso di sto fatto che si chiama anxiety, la loro ansietà, attacchi di ansia, queste cose qui. E sta cosa voglio, ma a me man grip, perché dica loro non è che sono su lì, non è che sono cose che alla quale penso e mi succedano solo a me, capito cosa voglio dire, raga? Non sto gnagnendo che ho l'ansia, no, nel senso, a volte anche io, che sono abituato a tante, a tanta, a stare sotto tanta pressione, a stare tanto sotto stress, pure a me mi pigli, raga. Francesca, I was saying that often I get this feeling inside my chest where I can feel my heartbeat get up to my throat here. Been talking to a few people and they say that it could be anxiety or, you know, when you worry too much, your body automatically gets this reaction, capito? It's its way to show and say, look, you should start thinking about, you know, looking after yourself and things like that. And I was saying this thing that they're getting me often. Sugar Siren, are you also from Italy? No, Sugar Siren is from Brisbane and he's from she's from England. Live qui in Brisbane, che sarebbe, no, Brisbane, in Queensland, una regione al nord dell'Australia, e lei di origine è inglese. Devi usare il nostro telato della 3M, ma è della 3M, credimi. Però è vecchio, l'ho trovato là dentro per tanto tempo. Sono quelle cose biadesive che sto usando, così ho varie postazioni che le posso girare intorno, capito? Ah sì, non conoscevo quello. Chef, quello infarto e ti stai per prenderti finalmente. No, ma vaffanculo. Un vaffanculo platonico d'amore. Oh, ah, like a panic attack. It's not panic attack because I don't panic, but I can feel here beating, you know? And it happens when I'm thinking. When I'm thinking a lot, that's when it happens.
Tata ti ha curato l'infarto? Lo so, non fa niente, mi dissocio da sta cosa. Ah, boh, ma quella tata scherza, tata è proprio amore. Se lo prendono, fidati, ha un lavoro e una posizione ed è un bravo uomo. Di che stiamo parlando? Ah, devi fare una famiglia, sì. Raga, I gave myself, mi sono dato 4 anni, raga. Per i miei 40 anni devo avere tutto. Devo avere una famiglia, cioè l'inizio di una famiglia, le basi per creare una famiglia, una casa dove possono crescere. Possibilmente inizia tutto con un business, perché un business può comprarti la casa non può comprarti il business. Mi dissocio da queste cose, lo prendo. Ah, like a panic attack. Something like that. Hey, new look. iPhone life. Yes, new look. I've changed the... I got my computer in. Start fixing things. You know, get it done properly. As it looks like, we're not gonna end up... We're not gonna go over this coronavirus situation or whatever. So we got the risotto with white cabbage, carrots, and pancetta going slowly, slowly there, cooking. So we don't stress the actual rice. What you see here, I was trying to make something to give a deco, like to garnish the risotto so it doesn't look so flat. And it actually turns out some sort of, what you want to call, how can you call this? Tempura sort of things. It's not a tempura, but it's a something like that. It actually turns out very, very, very crispy, as you can hear. And tasty. Thank you, Francesca. Grazie. And I can show you outside now. Look. So if you want to know where I live, Francesca, you're about to witness. I'm in South Bank. And at night time, there's all lights there. And this is the new building. Unfortunately, I don't have the big, long cable. But this is South Bank. That is the CBD. And this is South Bank right here. And the river is just there. I can read comments, I can read anything, guys. Not right now. And tomorrow I will have the cable, so I can get off down there and I can show you even better. Yeah, I know, I'm ugly. Don't laugh. Great view. Thank you. And by the way, guys, all this setup, all these things are happening in this channel, it's all thanks to this person that is in the chat called Computer Inside. If you type, he's able to translate. And he's him, the person who told me that there is potential and that I should do it. And I have to thank him. So, great view. Thank you. I really like it. Sì, io lo so che Tata sta scherzando, nel senso Tata c'è anche un po' di confidenza dietro, quindi non me la prendo proprio, cioè lo so che è una persona adulta e che sa quello che dice, nel senso io mi fido pure a metterla a pecora. Ti piacesse? A me o a te? So il risotto sta andando, l'ultima foglia sta partendo. So the risotto is nearly ready.
The last leaves is going. And I'll say, let's get ready. Let's get ready with the mini bowls here. What's a pecora? Pecora, it's an animal. It's a sheep in Italian. Great view. Food life. What do you do? Do you stream as well? Goat. No, la pecora non è la goat. La pecora è sheep. Goat è la capra. C'è una capra. Beh, sai com'è, sai quando la cimisa a pecora. Ragazzi, si è capotata la... Hai visto che ti ho detto c'è la sicurezza? Si è capotata la cosa. Con tutto lo scoccio. E nessuno se ne è accorto. No, io sto aspettando a settembre, sto aspettando il Samsung Note 20. So what I'm making, I don't know if you can see, the dough that I made earlier, I'm shaping that up in round, and then I will fry them. And then later on, I will finish them off, and I will put them in the freezer. And next time I got the fryer on, I will see if they work from frozen. Come ti chiami? Massimo, c'è una clip dove c'è Cerone che ti scorreggia proprio e tu eri convinto che eri il telefono. Porco Dio! Nelle storie di Gesù Cristo là del canale. So guys, the reason why I'm laughing is because there is a clip from these Italian people that I'm talking to all the time. They all belong to a channel where I was part. And there is a clip that is very, very, very funny. And I love that.
Kotlin tecnologico, voglio. Tata, mandamela, tata. Tata, mandamela in privato. Ok, so the risotto is nearly ready. I'll turn it off so it can rest for a little bit. My magic balls here are growing. I don't know if you can see them. They're doubling up inside. Siamo tutti tecnologici. You're my home. Francesca, I don't know. I don't think they have a name or something. I just had something in my mind. Let's say donut, but it's not donut. It's not proved. There's no yeast. There is only baking powder in it. So my idea is how to do something sweet for those moments. So I made this dough, which is just flour, sugar, cinnamon, a little bit of what's this called, baking powder, and I made this dough quite wet. I want to see if I can roll them up after and maybe use a little semolina or something, just so freeze them, and next time I have the fryer on, maybe on a low settings, see from the fryer I can put from the freezer I can put them in here and keep the level up anyway, like they're doing now. You see, they doubled in size. I don't know if you can see. Grazie, tata se. Ok, olio d'oliva, okay, sounds delicious. It's not finished yet. I'm gonna see how to plate them. Mm-hmm.
Certo che puoi aggiungere la nota piccante, è tutta tua. Ma solo per te però. Ah no, come mi piace la musica a me. Ok, while these keep frying, mentre queste friggono ancora, le sposto di là, ho tolto la corrente, quindi a momenti devo fermarlo. Facciamo una pulita qui, che ogni volta che faccio le foto, porco Dio, fanno schifo, che c'è sempre briciole e schifezze dietro. Quindi stavolta muoviamo tutto, togliamo questi occhiali che vedo un colore per un altro, e diamo una bella pulita. Ok. Ok. Piatto nero stavolta, dai. Ok. This is ready here. Perfetto, let's move them away. Ok, let's go back to the risotto. Rot! Stai ancora a guardare una cosa, stai a guardare. Ok. Ok, schiacciamolo un po'. Foto, porco zio, foto. Pure sentito da un solo lato. Oddio, ma che è sta cosa? Quando impazzisco per quei piatti neri, li dovrò comprare. No, ma esaltano i colori, capito? Mo vedrai col bianco.
Ma sta roba chi se la magna poi? Secondo te sto sulicca? Vado a prendermi un gelato, vai, vai. Yummy. Non sono felice, I'm not happy with that. A me sembra una piramide di struffoli, struffoli giganti.
Quando piscino le galline, Ande? Sì, ma quando la stai gestendo di sotto? Quando piscino le galline? Andare a preparare la carbonara. Ok, vabbè, se sono capotate non ci interessa, l'importante è che sono belle da vedere, sono belle appiccicose. Chiedo scusa per la carbonara, faccio di tutto. So, tada! Bella chef, ottimo impiattamento. Mo assaggiamo, dai. Tada, alla faccia tua. È ancora cremoso, raga, è passato, ok, un quarto d'ora. È ancora cremoso, vedete? È ancora cremoso, raga. Mamma, ti voglio bene, mamma. Io non ho bevuto proprio, eh. Guys. Da pancetta, still crunchy, saltiness, the cabbage is sweet, the carrotto is sweet, the rice is al dente, the crunch from this bloody cabbage. You know, it gives that texture. Raga,
la pancetta è rimasta croccante, un po' perché sono i culi, era il culo della pancetta, quindi già è duro di sé. Poi l'ho fritto, è rimasto croccante. Ok? È rimasto croccante. Il cavolo è diventato dolce. È diventato dolce, la carota è dolce, la cipolla è dolce, il riso è ancora al dente. Nonostante sembra grande, c'è ancora quel piccolo bite. Raga, è creo, è giù. E la cosa più bella è quando prendi quella cosa croccante sopra, la foglia croccante, che ti dà quella... che non vedi più quella cosa molle, ma è croccante insieme e ti rilascia quel sapore di cavolo, di verza. A discoteca a mucco, frate, come dice uno di paesano mio che fa l'influenza. Non è vero, perché poi quando hanno finito la roba congelata si sono mangiati il mio risotto. Ai morti di la morta lo stanno mo. Francesca, I swear to my mom, it's a recipe. It's amazing. Quattro giorni. Now, the sticky, the cooked inside. Vedete tutte le bolle? It's very, it's cooked inside. Vedete? Yeah, the maple syrup gives the extra sweetness, but you can still feel the cinnamon. God damn it. No, sticky, appiccicoso, come la patata di Tata Sero a fine giornata. You know what time it is? Hey guys, do you know, che te li mutande croccante, che quando ti togli la mutandina fa così, Allora il lenzuolo, tu sei l'unica che stende le stelle in suola e stanno dritte da sole. Ragazzi, sapete che ora è? Sapete che ora è? Guys, do you know what time it is? No, 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 no. È sempre l'ora di pulire, specialmente se devo iniziare di là. È l'ora di... Yes! Come on, Francesca, join us.
Okay, so I'll explain in English. This is a game for all of you in the chat and with me as well. When I will say go, you need to do exclamation mark, play. Once you do exclamation mark, play, you are redirect in the chat and then you play with us. Okay? In italiano. Questo è un gioco interattivo con la chat. Gottolè, quando io dico ok, tu fai punto esclamativo e scrivi play, una parola, e vai dentro qui e c'erai una pallina con il tuo nome sopra e si fanno le corse. Guarda. Come va? Mi sento un bambino, mi sento. Come cazzo si gioca qua? Race. Yes, standard. Tata Sergo, che gioco? Che cazzo di... come cazzo si chiama? Che numero devo scegliere? So guys, are we ready to play? Buckshot, grazie, non ricordo il numero. Buckshot, 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 buckshot. Adesso, ma come cazzo faccio a trovare? Mica puoi scegliere il nome qua. Cioè, non c'è il cerca. Eccola! Race! Ti sembro sempre di lato, ma che spacci? Mi mettono poco a cacca, poco a cacca, vabbè, fanno poco a cacca, mettono un poco a comprare. Ok, guys, join, Tata Seruko. Computer inside the scene, Xim DJ, ci manchi solo tu, Badnova, welcome back Badnova, ciao Badnova. Are we ready? Alt, alt, come cazzo si faceva alt per fare i nomi, ecco qua. Start. Cottolengo, Bandovo, Computer Inside, penso... Guys, come on, Francesca, join us, Francesca! Francesca! Ciao Bandova, I guess you just woke up, didn't you? You missed out on the dish. Sorry, brother. Let's go. I think we all in. Francesca! Start now, let's go. Dove cazzo sta il joystick? Eccolo qua. Oh, Mabbo spoils you. Sorry, Francesca. I love this game. Oh, so you saw it. Beautiful. Supra, you in? Ciao, Supra. Good evening, Supra. Welcome in, brother. Look at that. He's winning as well. Oh, come Supra is here, but he's not on the chat. Where this Supra Turbo comes from? The fuck? No, Supra è una ghost ball, non sta... Ok. Ed ecco che stream... It's first. Extreme è Cottolengo. Extreme is on the run. Following Cottolengo. E Cottolengo is ruin run. Cottolengo sta correndo. Vai Cottolengo, vai. Vediamo il photo finish. Ed eccolo. Ula! Ula! Aspettiamo gli altri. Boom! Ciao Computer Inside. Computer Inside è andato giù, Cottolengo corri, Tata Seruko ultima, Tata Seruko was last, so DJ ha vinto. Bravo, un'altra dai, race, una capoccia dai, questa dai, race. Di nuovo ragazzi, again guys, if you want to join, you need to do exclamation mark, I play, and you will be redirected into the air.
So we got Tata Serco, Extreme DJ. Come on. Join. Cottolengo, we are all in, yeah? Band Nova is in. Yes, let's go. Start now. Let's start. Start. Countdown. Going on. I can take the glasses off. I need to run now. E non è per dirle, eh? Ho settato tutto da solo qua. Tutto da solo. I've done everything myself, setting up this thing. I'm very proud of it. But Nova is behind me, guys. Keeping me riding. Tata Sevruko, tata tata ta boom, tata boom. Tata Sevruko è in anticipo, ragazzi. Followed by Bad Nova, Extreme DJ, Chef Maurizio in fourth position. Cottolengo e Computer Inside must be very close by because they changing the thing. Bad Nova is coming very fast, guys. Bad Nova is coming very fast, Tata Serco. Bad Nova, there you go. Bad Nova is just behind you, Tata Serco. Quando hai finito di fare i girotondi qua. And Tata Serco is the winner. Followed by Chef Maurizio, second position. Woohoo! Bad Nova third. Tata Serco, la vincitrice. Race menu. Hai un nome di un'altra? Let's see this coil of powers. Come on, guys. Cambia il tag, come faccio a cambiare il tag? Pa 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 boom boom boom, umbe. Come on guys, join in.
pure io, Cottolè, pure io, anche se sei ultimo. Cottolè, comunque per vincere devi premere l'ultimo tasto della tastiera. Sto soffiando. Come on, Bad Nova. Come on, you can be last forever. Once we get famous and we have lots of people with the sub, we're gonna do this every 5 sub. Every 5 sub, whatever I'm cooking, I will stop. I swear to God, I will stop. And I will play my balls 3 times every 5 sub. Maybe in 10 years. Fui, fui, fui. I'm not just last running up. Yeah, just now, don't worry. You will see what happened now, because here there is all these discs, you see? They will bounce you back. They need to be careful now. Look, boom. Oh, he won. I'm second. I thought it was longer than this. Cotto, stai dormendo? Computer inside wins again. Well done to computer inside. Now, let's see this one. Ok, che ho vinto tutto il mio amore. È solo il mio amore. Join in, guys. Oh, Extreme DJ just signed. Come on, last one. Last one. Da. Ah, eccoli. Bad Nova, you're gonna win this one.
telling you, man, you're gonna win now. Sabe, perda. Ah, ma andrò croccando, perché si sente? Guarda, da sera che sta fuggendo da sera che, ah, lo so. Come on, Bad Nova, let's stop da sera che, she already won. Computer inside takes the lead. Computer inside se ne chiude. Tata Zero convince ancora. Bad Nova at the moment is on the third position and I'm behind you, Bad Nova. Computer inside from winning to last salto giù. I'm a strong finisher, cleaning up after everyone. No, at least you're third. La casa del... The house of pain. La casa del dolore. Well done, guys. Come on, guys. Whoever wants to play, whatever is looking at the chat and whatever... Question mark, play, you join in. Please join us, play. The more we have, the better is. Come on, 20 seconds to join. Come on, guys. You're still on time. Ma non mi ha accettato a me. Ma che coglione. I am ghost here, guys. No, ho fatto join là sopra. Ah, boh, ma sono culato, non fa niente. Buona pisciata! Cottolè, ma che stai a ballare? Come on, Bad Nova, you can do it! Ehi, si è sgonfiata la ruota, Tata. Tata non è più una pallina. Fucking hell, Tata.
sei secondo. Vola, Cottolengo, vola! Forno subito! Ma fammi capire, ma come fate a cambiare le palline, il nome? How do you change the ball? Guys, this will be the last one. Come on, let's choose one good one. Love is in the air. Mi piace questa qua. I love this one. Love is in the air. Ma hai ragione, Cottolè, hai ragione, rompe proprio le coglionze. Dai ragazzi. Last one guys, let's join and then I start cleaning up everything. Chef Maurizio, Tata Sergio, Badnova, Cottolengo. Aspettiamo per computer inside. Let's wait for computer inside. Come on, Umbe! Computerizza! Ma perché dice Song Request non è... Perché solo a te lo fa? Ah, forse perché sei un mod, un moderatore. Ma quindi se metti il nome di una canzone funziona? Provo, provo. Dove alt? Ma lo sanno il pallino. E computer inside is strongly on the front. Computer inside is keeping the lead. Followed by Maurizio, Tata Seruco, Badnova. Cottolengo always last, keep farting. Continua a scorreggiare. Ed ecco che le passiamo le trivelle. E computer inside si impalla. Tata Seruco si impalla. Chef Maurizio viene strong e passa tutti. Badnova is in second position now. Keeping the strong lead. Come on, come on Badnova, come on. I want you to win, come on. Come on, Badnova, you are on the front now. Please, don't lose it. Fucking Tata Seruco. Get lost. Badnova, you're playing too much. Oh, one of the camera is just a caputata. I can't believe that Aseruko is already on the front. Badnova, you had a very good start, Badnova. Cottolengo is always last. But it's not finished here, guys. It's not finished here. Cottolengo, l'hai visto come stai cadendo, Cottolei? Sei scomparso. Computer Inside takes the lead. And the winner is Computer Inside. Sei caduto fuori adesso. Last one, guys. Last one.
Vai Lollo, entra pure tu dentro, Lollo, vai! Vai Lorenzo, vai! Aggiù, ma come sono contento! Come devo fare per entrare? Quando te lo dico io, fai punto esclamativo, play. In inglese, logicamente. Express delivery. La prossima la metto data zero, non l'ho sentita. Hai capito? Lorenzo, fai punto esclamativo play. Guarda loro che adesso scrivono. E automaticamente. Sì, bravo. Badnova, yes, you in. Well done. Computer inside. Cotolei. Ma non sei venuto a fare una pisciata, Kill? Ah, non stai, un bel. Cottolengo, Lollo, Bannov, Tata Seruco, ci manca. Who's missing? Computer inside, Erico. Ci manca qualcuno. Ci manco io, vero? Come faccio? Ma che cogione, porco Dio. Ah, fa mocca, mamma, se non ci sono entrato. Scia San Giacchino, mannaggia. È bello che io dicevo, ma chi ci manca? Ma chi ci manca? Ma chi ci manca? Ma tu scherzi, io da piccolino ci giocavo. Wow, questa mi piace, come si chiama? Express Delivery. Guarda che figata qua. Tata sei, ma perché stai sempre avanti tu? Si vede proprio che ti piace la rete, eh? Oh oh. Extreme, dopo ci entriamo pure noi. Computer inside, prende l'ascensore. Facciamo una bella panoramica a 360. Badnova, you're very unlucky, my friend. Look at computer inside, winning again. Look. Bloody hell. Stop, stop him. Stop, stop, stop. 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 Where is it? E computer inside is the winner. Raga, voi imbrogliate comunque, voi sapete qualche trucco e non ce lo dite. I think you are not playing well. Cottolengo è caduto un'altra volta. Cottolengo, ma perché cadi sempre tu? And Badnova just went. Did you not join Chef Steve's Discord? Not yet. I have a Discord just done right now. Computer inside is the guy that's helping me. It's the one that's helping me. Now it's all set. I will join Chef Steve soon. Last one, guys, so I can join and all 7, 8 of us will join. Are you ready, guys? Cosa mi hai detto che si chiamava quella di prima? Tata Seruco. Vabbè. Non mi ricordo, scusatemi. Temple of Steve.
Yeah, we're talking about Chef Steve. We get Temple of Steve. The dojo. Okay, the dojo will be the last one, guys. Dojo will be the last one. Guys, join in, guys. Join. I joined this time. Me and Lolo, we in. Extreme DJ, we in. Bad Nova is in. Tata Serug is in. Computer inside. Where is computer inside? Computer, non ti ha chiamato. I parli, hai scritto. I play. Cottolengo. Yes, we all in. Ho fatto alt. The Dojo 2 devo cercare dopo. The Dojo 2. Questo è quello che vedono le mie palle. Sta meglio con poker, umbe. Dai, sono primo. Ma è all'inizio, cari, all'inizio. Questi cosi rompono i coglioni, perché con questi cosi i primi diventano ultimi. With these spinning things, whoever is first will be last. Cottolengo is on the front! Porco Dio, ho parlato troppo presto. Massimo, porco zio! Bad Nova, guys! Bad Nova! Cottolengo, Extreme DJ, Tata Sergo, Maurizio! Let's see what happened here. Who's gonna be the first? Extreme DJ is still first. He's taking the lead. He got hit very hard, man. Oh! Yes, Bad Nova! Yes! Tata Sergo, of course, ha una botta da dietro e vai avanti. È normale che vi chiede botta rete, Tata Serugo. Ma si umbriaca sta pallina. Raga, vado ora, bella. Ormai sono morto io, bella. Ciao, Lore, un bacione, grazie. Raga, quasi muore, eh. Extreme DJ is the winner. Tata? No, no, non mi puoi vincere, Tata, no, no. Ma che cazzo? No, Bad Nova! No! 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 Guarda Lollo come cade giù, guardalo! Bam! Last one, let's find this dojo. There you go. Malato del Giuliano. Dai, entra dentro, malato del Giuliano. Se fai question mark. Scusa, come si dice in italiano? Punto esclamativo play, giochi con noi, dai. Dai. E grazie per avermi seguito. Un bacione. Oh, in case you're English, ma Giuliano è paese di Napoli, come va? Giuliano è vicino fratta, Rostonghi. Malato del Giuliano. Join in, guys. Well, I might be last, but I am the first with good food. Yes, you are. One, two, malato del Giuliano è dentro. Che bello, mi piace. Uno, due. Oh, io, devo entrare io. Chi ci manca? Computer inside.
Exim dice tata, lollo, cottolengo, bad nova, there you go, we on in. Voglio due cottolengo in un giorno. Voglio sui fratti, se tu sei Giuliano. Prossimo in Australia. Ragazzi, siamo su una sinagoga. Cotle, non ce la fai seguire, manca una, figurati. Obrega, fuori, vai. Vai, Fioli, vai. Tata, se ti voglio ultima, ragazzi, chef Maurizio, malato del Giuliano, appena arrivato è davanti, dice. Io vedo Maurizio davanti, comunque. Guardate che salti che fa Maurizio. Malato del Giuliano, ciao. Ciao. La prossima rivincerai. Tata sé, porco zio, sei di nuovo davanti, tata sé. Tata sé, you're already on the front. Guarda, guarda, manco esce, oh, manco cade. Stop it. What is it? Bad Nova, you went down. Damn, man. Va bene, Oscar, a dopo, un bacione, grazie per la compagnia. Ciao, Oscar, been a pleasure. Imbroglione, imbrogliate, ditemelo. Imbrogliate, ditemelo, Cottolì, non sei manco ultimo. Sono già caduti due, almeno tu non sei caduto. Ho parlato troppo presto. Pure Computer Inside è caduto. E chi vince secondo te? Chef Portaseccia. E Lollo. Lollo è il secondo. Chef Maurizio, che ha combinato? Ma quanti chef Maurizio? Ma giù. Ma quanti ce ne siamo? Ma allora me lo dite che imbrogliate, eh? Un'altra o ce ne andiamo? Ciao brother, ciao Bannova, that was last one anyway, ragazzi, chiamiamo l'ultima, dai. Un bacione a tutti, vi voglio bene. Malato del Giuliano, voglio fare un altro. Ok, malato del Giuliano, un altro solo, dai. Proprio perché sei tu, perché sei lo Giuliano, vai. Ragazzi, last one, ciao Bannova, un bacione. Cheat modone, ma quale cheat? No, che è su 4 minuti, non finisci più. Facciamo uno da 4 minuti, dai. L'ultima la facciamo proprio lunga. Ok, malato del Giuliano è dentro, Cottolengo è dentro, Lollo è dentro. Lollo voleva andarsene, Lollo. Computer Inside non se n'è andato più. Che bello, io ci sono. Badonva ha detto che andava via. Arrivederci. Immaginate uno gioco del genere con 500 palline qua dentro. Double play. Lo vedi a Cottolengo, double play.
Bruglione. Ma io malato del Giulianovo, vincere per forza, guarda, sta già davanti, guarda. Malato del Giuliano, forse casa a Qualiana. Ed è qui che Cottolengo prende... Cottolengo! Cottolengo! Guarda com'è bella la terra, Cottolengo, guardala. Cottolengo! Cottolei, non dovevi dirlo, Cottolei. C'è sto un Bart che ti sta ingulando, guarda. E da primo a ultimo non ci vuole niente. Extreme DJ è caduto. È caduto. È caduto. Cottolengo! Cottolengo sei primo! Cottolengo, ho parlato troppo presto. E Cottolengo si riprende la testa. Cottolengo, guarda come accelera! Lollo che combatte Cottolengo, sì, è un testa a testa, ragazzi. Sparate a Lollo. Ragazzi, noi vediamo Maurizio che cade, lo vedete? Ciao, chef Maurizio. Cottolengo, Cottolengo, mo stacca la corrente, Cottolengo, mo si stacca la corrente e non vedi più niente, non vedi la vittoria. È stata serio che va a fare un culo all'ultimo. Dai, Cottolei, che la vittoria è vicina, Cottolei. Ecco, questi ostacoli qua sono quelli che rompono i coglioni, perché questo ti potrebbe fermare. Via, l'hai passato. Sì, Lollo è caduto! Cottolei, hai vinto, Cottolei, stai tu solo, Cottolei, stai tu solo. Porco Dio, Cottolei, muoviti. Muoviti, Cottolei. Muoviti, Cottolei, muoviti. Cottolei, non ti ferma più nessuno. Cottolei. Cottolei, 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 e Cottolengo vince! Già ti vedo che stai saltando, e Cottolengo vince! Forza malato del Giuliano, forza, salta, forza! Grande Cottolengo, grande! Bravo Cottolengo, bravo! Ah. Allora, è piaciuto? Terzo posto per te, sì, hai ragione, sto scorreggiando. Dai, vi saluto a tutti, un bacione, grazie mille, grazie di tutto, grazie per le risate, a presto. Thank you everybody for watching, grazie Francesca if you're still there. Thank you Tata Seruco, thank you Umberto, grazie Lollo, grazie Massimo, grazie a tutti guys. Thank you very much everybody. Thanks for the help, for the support, for the laugh. Grazie.
Veramente grazie. Ciao. Un bacione. Tatarè, vieni a pulire, vieni. Mi voglio bene. Io vengo, ma in altro senso, lo so che tu vieni. Lo sa tutto il vicinato. Un bacione, raga. Ed ecco Umberto che si butta dentro con la sua battuta. Allora Squirty, no, lei è paint, pitta. Anzi, mo ve la faccio vedere, raga. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Adesso che è sera, dai. Te la faccio vedere adesso che è sera, dai. Ecco qua. Ah, ma prima vi faccio vedere questa. Riuscite a vedere? A che mostra? A che mostra sto computer? Accattate il no computer! E questo, ragazzi, è quello che vedo io tutti i giorni. Niente, vi volevo mettere sullo stipetto qua, ma non è cosa, non ci arrivo. Questa è la mia vista. E con questa bella vista che vi saluto. Ancora vi ringrazio per le risate, per il supporto, per tutto. I'm Ryzen. Che mostro, Azza. Di dove sei? Che ore sono? Lì dove sono? Adesso sono le 6 meno 10. Thanks, Badnova. Thanks for subscribing. I thought you were already subscribed. Anyway, thank you, Bannova. Appreciate it. I thought you were gone. Un bacio a tutti. Ciao, ragazzi. Che so such? Ma voglio capire che ore sono. Sono 6 a sera. Ah. Non si saprà mai. No, non è vero. Sono le 6 di sera. Grazie, Bannova. Thanks for the support. Appreciate it. Grazie a tutti. E mo' stacca o no? Mo' stacca, un momento.